Thank you.
Grazie.
scusami. Sì, con il suono della sirena possiamo dunque tornare in diretta su Sportcom. Dunque, dopo la convincente vittoria della Volley Bisignano qui al Palaferraro su Mondalto per 3-0, cambiamo sport, in questo caso torniamo con il basket a seguire le gesta della Bim Bum Render. L'abbiamo seguita anche nelle scorse settimane, torniamo volentieri a farlo in questo settimo turno del campionato con la Bim Bum Render che affronta la Virtus Catanzaro. Non sono da solo, anzi più che altro farò da seconda voce umilmente in questo sport, perché c'è l'esperto Mario Carbona al quale giro subito la parola. Grazie Massimo, siamo qui pronti per questa partita che sicuramente darà qualche spunto, soprattutto qualche tema tattico di queste due formazioni. Il Render ricordiamo che è maglia bianco-rossa, mentre il Catanzaro è maglia blu con strisce gialle. Intanto abbiamo già il primo fallo subito su Owen da parte del numero 23 Urzino. 23 o 29? No, 29. 29, 29 Naccarato. Il numero 29 Naccarato che manderà in lunetta Owen per due tiri liberi. Sì, tra le curiosità, perché ci stanno osservando e ci stanno guardando anche fuori dai nostri circuiti, mentre Owen realizza il primo punticino di giornata. C'è anche la famiglia Owen in ascolto, quindi li salutiamo. Quindi Mario, saluto le tue in inglese, visto che c'hai sicuramente una padronanza della lingua ben più superiore della mia. Diciamo che al primo minuto di sospensione saluteremo in maniera good adeguata. Good afternoon. Esatto. Sicuramente. Saluteremo in maniera adeguata la famiglia Owen. Nel frattempo abbiamo Guzzo che ha tenuto la penetrazione e la palla è stata toccata da parte del Virtus Catanzaro e mancano 6 secondi alla fine dell'azione. Vediamo subito palla Cilento che va dentro e realizza in un dolcissimo, potremmo dire, sottomano, e il punteggio è sul 3-0. Allora io vado, se riesco praticamente, a leggere veloce le distinte, mentre c'è il numero 22 che prova da 3, quindi Scarpino pareggia i conti. Rende 0 Cersoso, ma poi spiegheremo il numero 0 sul basket, mentre no, Ferro di Cilento, 3 tenuta. Recupera il rimbalzo, Cersosimo da 2, sbaglio, errore, forse tocco sul volto, sì, di Scala. Ma la palla va, fallo di? No, non è fallo, palla fuori, palla fuori. Allora, dicevo, 0 Cersosimo, 3 tenuta, 5 Coluccio, 6 Conde, 7 Federico, 8 Mazzucca, 10 Guzzo, 12 Ragusa, 13 Owen, 14 Dunic, 30 Reda, 55 Cilento per la Bim Bum in maglia biancorossa. Catanzaro 4 commisso, 6 Miglianic, 9 Malkic, 12 Mavric, scusate anche la Candilena, 22 Scarpino, 23 Ursino, 27 Frascati, 29 Naccarato. Qua anda Scala, maglia con i tipici colori sociali del capoluogo di regione. 3-3 Mario. Intanto Guzzo recupera la palla, la dà a Dunic che realizza 5-3. Onestamente bellissima questa palla recuperata da Cilento che l'ha data poi a Guzzo che ha servito l'assist a sua volta per Dunic. Intanto il numero 4 commisso tira ma sbaglia, palla contesa in questo caso sempre, questa è una brutta scena, esatto, sì, tra Naccarato e Cilento, ma non come capita in America, perché in America si salta sulla palla 2, sulla palla contesa. Invece in Europa noi abbiamo la famosissima freccia e la palla, infatti la freccia la segnala Catanzaro che però non gestisce in maniera adeguata la rimessa e non troppo una freccia rapida, diciamo, rimanendo in termini di frecce. Esatto. Dunque Rende e Catanzaro cosa hanno fatto nel turno precedente? Allora la Bim Bum purtroppo è incappata nella prima sconfitta stagionale sul campo della Vis Reggio Calabria con il punteggio di 92-88,
Una partita certamente sofferta da parte della Bim Bum, che non è riuscita ad adeguarsi al ritmo di gioco degli Amaranto di Reggio. Nel frattempo abbiamo i due punti di Owen, la famiglia Owen sarà contenta di questi due punti. Intanto dicevo, la Bim Bum purtroppo ha perso con uno scarto di 4 punti, una partita secondo me che ha avuto, diciamo così, notevoli anche ripercussioni secondo me dal punto di vista psicologico sui ragazzi. Speriamo che oggi sicuramente si riprenderanno. Nel frattempo Cilento recupera palla, la dà Djunic che realizza il 9-5, quarto punto di Djunic. Catanzaro invece sta secondo me effettuando il suo classico campionato di Serie C Silver, perché per chi non lo sapesse è da qualche anno che ormai la compagine giallorossa lavora sul settore giovanile, tanto che ci sono 3 squadre nell'ambito della Planet di Catanzaro che svolgono la Serie B nazionale, la Serie C regionale e la Serie D regionale. Ad onor di cronaca, mi sentirei di dire, giusto per ricordarlo, che la Virtus Catanzaro gioca con la squadra Under 18 d'eccellenza per la maggior parte dei suoi atleti, mentre la Serie D regionale viene svolta dagli Under 16 della società giallorossa, quindi un vero e proprio progetto a tutto spiano. Infatti il sodalizio del presidente Procopio è uno dei sodalizi secondo me più ammirati non solo in Calabria ma secondo me in tutto il sud Italia. Sì. Tanto 9-5 il punteggio, dunque rende che sicuramente ha avuto un inizio migliore. In questo caso Djunic 2 punti e va a 6. 11 per il rende, 6 realizzati già da Djunic, che come tutti i serbi, diciamo, bisogna saperlo prendere, e ha avuto un inizio sicuramente positivo. Esatto, Djunic infatti è riuscito con il piede, classico piede perno, ad avere un vantaggio, a ricavarne un vantaggio all'azione precedente. Adesso addirittura aiuta Guzzo a recuperare la palla, che poi cerca un passaggio un pochino forzato per Cilento, potrei dire, mentre Owen tenta l'anticipo su Frascati, su Paolo Frascati, classe 2001 se non sbaglio. La palla però finisce a questo punto nelle mani del Catanzaro. Intanto c'è il primo cambio, esce proprio Frascati ed entra Malkic. Quindi inizia l'ondata serba, la nidiata serba, esatto. In questo caso intanto vediamo che in post basso commisso addirittura contro Cilento, tenta un tiro in avvicinamento ma sbaglia, ma c'è il rimbalzo. Cilento non lo so cosa stava guardando in quel preciso momento, fatto sta che commisso ha una seconda possibilità per tirare e subisce fallo da parte dello stesso Cilento, un po' pigro secondo me in difesa. Infatti Cilento regala 2 tiri liberi a commisso. Nel frattempo cambio, esce Cersosimo col numero 0 ed entra col numero 7. Ecco il numero 0, perché magari molti di noi non lo sanno cos'è lo 0 nel basket. Allora, cosa rappresenta? Il numero 0 nella pallacanestro ha un significato completamente differente rispetto agli altri sport. Infatti è una moda che è iniziata in America, precisamente per conto di Gilbert Arenas, che è stata un ex guardia dei Washington Wizards, che aveva proprio voluto indossare apposta il numero 0 perché lui non era stato scelto da nessuna squadra NBA nel momento in cui era uscito fuori dal college. Quindi lui fece questo semplice ragionamento poi alla fine, ovvero: non mi ha scelto nessuno, non mi vuole nessuno, quando una squadra mi sceglierà io prenderò il numero 0 per ricordarmi da dove sono esattamente partito. Fatto sta che questa poi moda di Gilbert Arenas è stata poi trascinata, come tante altre cose americane, anche nel mondo europeo. Nel frattempo bomba di Owen e siamo sul punteggio di 14-7 con 5 minuti e 34 alla fine del primo quarto. Sì, 6 punti di Owen, 6 di Djunic, 2 Cilento da una parte, 2 commisso, 3 Scarpino, 2 Frascati per il Catanzaro, quindi 14-7 sinora. Ma diciamo che rende, ha avuto un inizio comunque positivo. E diciamo che vorrei anche, a questo punto ne approfitto per salutare la famiglia Owen che ci sta guardando da oltremanica. La devi salutare in inglese, la altrimenti non va. In inglese, hi Mr. and Mrs. Owen, and I want to watch this game and this new view.
Bene Mario, ti ringraziamo per questa storica pagina anche per Sportcom, che può annoverare un unico caso di bilinguismo in telecronaca. Speriamo che non sia l'unico, in quanto magari possiamo farla anche in serbo se si collegheranno i parenti dei vari Miljanic, Malkic, Vavric e Djunic. Sul mondo balcanico non sono ferrato. E lì insomma ci aiuteremo col buon Google Translate, cercheremo di mettere una pezza, anche se questo caso effettivamente parliamo di italiani italiani, settore giovanile e quant'altro, poi vediamo. Rende c'ha due stranieri, Catanzaro ce n'ha tre, insomma anche nel mondo del basket, seppur locale, seppur dilettantistico, l'uso degli stranieri c'è. E quindi anche se il basket forse rispetto al calcio forse ha preso più piede nei paesi balcanici o in altre situazioni, quindi è leggermente più giustificato rispetto al calcio, dove anche in terza categoria ci sono nidiati di stranieri, e sinceramente lì ne faremmo tutti volentieri a meno, senza ricorrere nella retorica razzista, che non è il caso. Il fallo era di Federico, fallo di Federico sulla ricezione in posto basso da parte di Malkic. Completamente l'informazione che hai dato sul settore giovanile e sui ragazzi, certamente aiuta anche una regola che forse negli altri sport non so se esista, ovvero se tu fai fare 4 anni di formazione italiana, nel senso che fai svolgere 4 anni di settore giovanile a questi ragazzi, tecnicamente questi ragazzi alla fine dei 4 anni diventano italiani come tutti gli altri italiani presenti sul suolo italiano. Quindi questo è un tipo di regola che, diciamo, aiuta le società che dicono faccio un investimento, trovo i ragazzi e li faccio giocare poi come italiani nelle categorie successive. È una regola presa dal calcio, perché in Champions si usa questo. Quindi il settore giovanile bastano i 4 anni da qualche parte. Sì, bastano i 4 anni nel settore giovanile per diventare italiano. Tanto Owen 16 per Rende, 8 solo del giocatore inglese, evidentemente sa anche lui che c'è una nidiata di parenti a guardarlo via internet, quindi sicuramente sta facendo bella figura, ma scherzi a parte, 8 punti già del numero 13. Intanto rimessa per Catanzaro, nonostante gli arbitri di oggi, che sono Giannisi e Niccolò, che sono arrivati in ritardo, questo bisogna dirlo, questo lo diciamo proprio a onor di cronaca, perché la gara era prevista per le 18:30, è iniziata alle 18:45, e qui diciamo che una leggera tirata di orecchie, perché come mi diceva anche Mario nel pre-gara, praticamente dal tocco felpato dell'arbitro sul parquet di gioco partono i canonici 20 minuti prima dell'inizio del match. Bomba intanto di Owen. Altra tripla, Owen oggi in palla. Onestamente devo dirlo, Owen oggi in palla, sono già 11 per lui, doppia cifra. Fare 11 punti in 6 minuti di gioco non è esattamente non è cosa che si vede, diciamo, nei palazzetti così. Quindi, esatto. Tanto di cappelli. In NBA sicuramente sì. In NBA, le gare finiscono 150-120. Diciamo che, come si debba nel calcio, in NBA ci sono le difese bulgare a un certo punto. Sì, questo non l'ho mai capito, perché poi alla fine il basket si dovrebbe somigliare un po' tutto, almeno ad altri livelli. In NBA invece queste difese sono un po' così. Intanto Malkic, anche lui in posto basso, ne regala altri due alla squadra allenata da coach Antonio Ceroni, nativo di Catanzaro anche lui, il punteggio è sul 19-9. Ecco, questa domanda mo te la chiedo perché mi è venuta la curiosità: possibile che allenatori di stampo europeo, mentre ne fa 2 Djunic e ne fa 8 personali, 18-2, sì, 21 per Rent, possibile che gli allenatori di stampo europeo, qualche slavo, qualche italiano forse che sia andato lì in NBA ad allenare, non so, non abbiano inculcato la mentalità difensiva agli americani? Diciamo che in generale il mondo europeo rispetto al mondo americano è un mondo molto più votato alla tecnica, ma in generale, tralasciando il discorso Italia, Spagna o Francia, sì. Diciamo che nel basket è molto più generale la cosa, nel senso che in Europa siamo più tendenti, noi allenatori, perché non sembra, ma anche io sono un allenatore, siamo tendenti a privilegiare l'aspetto tattico della partita, mentre in NBA, intanto bomba di Mazzuca, 24-9. Dicevo, intanto invece in NBA diciamo che si privilegia più l'uno contro uno, il far trionfare, diciamo così, il fenomeno
soprattutto offensivo. Intanto canestro di Malkić su un bel pick and roll centrale, seguito da Mavrić per Malkić. E dicevo, mentre in NBA si prevede molto più uno contro uno, intanto Dunić ancora semigancio, 26-11, sì, 10 per Dunić, quindi 2 minuti e 40 alla fine del primo quarto. Che connection oggi, che? Dunić Owen, quando ti sento parlare inglese per me è un'emozione, guarda. Ma diciamo che il basket è pregno di concetti, anche quando utilizzi pregno, ecco, è qui, pregno di concetti in, diciamo così, stranieri. Però quando usi pregno poi pareggi. Va intanto bene, Federico in post perde la palla, forse c'era fallo, no, forse era andata anche fuori, da Urzino che va in contropiede e prende la scanocchiata da Dunić in questo caso. Fallo di Dunić, fallo, sì. Fallo di Dunić, perché nel momento in cui andava a stoppare contemporaneamente purtroppo non ha saputo frenare il proprio corpo e ha toccato con l'anca, ha toccato Urzino che stava effettuando il suo terzo tempo. Due tiri liberi per Urzino, la Big Boom è anche in bonus, questo potrebbe essere una cosa intrigante perché comunque ha effettuato quattro falli la compagine allenata da coach Max Arigliano. Ah, questo è il quarto. Mentre invece ne abbiamo contati tre, ti dico sinceramente, non so il quarto da dove sia uscito, ma quarto. Mi fido degli arbitri. Anche perché poi li incrocio negli altri paesi, quindi non è una cosa bella. Intanto cambio, esce Owen, sì, ed entra Guzzo. Chiave di lettura di questo cambio? No, così. Diciamo che, come ho detto anche altre volte, coach Arigliano privilegia tantissimo far entrare più persone maggiormente in campo. Mentre è uscito anche Dunić ed è entrato Reda con numero 30. Intanto Guzzo dalla posizione centrale, tiro libero, tira ma sbaglia. E allora rimbalzo di Mavrić che la dà in questo caso a Commisso, che la tira da 3. 26-17, 9 punti di vantaggio per la Bimbo. Sì. Oddio, vantaggio diciamo rassicurante, ma chiaramente Render non deve avere dei cali. Esatto, i cosiddetti cali di tensione. Intanto Mazzucca cercava un passaggio per Federico che non si aspettava la palla. Mentre Guzzo effettua la finta, fa saltare l'avversario ma tira e sbaglia. Allora rimbalzo ancora di Guzzo, ancora Guzzo che tende a toccare la palla. Sì, due errori consecutivi. Una difesa del Catanzaro che non mi sembra proprio la settima arte. Questo c'è da dire. Sì, questo è vero. Intanto vediamo Mazzucca che ha recuperato la palla e la dà in questo caso a Reda, che non ha tiro da tre punti, infatti va da sotto per Federico, ma Federico viene triplicato. Catanzaro recupera palla e comodamente Malkić ne mette due, 26-19. Sì. Mancano 48 secondi, quindi diciamo come spazio per due attacchi, possiamo dire. Esatto. Intanto Guzzo ancora una volta dà la palla a Federico. Federico per Reda, ma Reda anche lui non si aspettava la palla, incredibile. La Reda fuori a Federico che parte in palleggio, la butta a terra, subisce il fallo di Malkić. Prende due punti, Esatto, prende due punti. E quindi avrà un tiro libero. Malkić entra in lunetta col tiro libero supplementare. Federico Vellunetta e realizza 29-19, 30 secondi alla fine. Allora vediamo Frascati e Mavrić non si capiscono e perdono la palla e commettono infrazioni di campo, perché ricordiamoci che a dispetto del calcio nel basket, nel momento in cui si supera con la palla la metà campo difensiva non si può tornare indietro, non si può effettuare nemmeno un passaggio, nemmeno toccare la linea di metà campo, caro Massimo. Ah, quindi ti ho anche illuminato. Sì, regole un po' masochiste, lasciamelo dire. Sì, ti costringono a venire davanti. Sì. Intanto vediamo, o ti fermi sulla linea. Ecco, intanto vediamo che Mazzucca 8 secondi alla fine, Gigioneggia, va. Esatto. Anche perché sta aspettando non so cosa. Intanto Mazzucca ancora. O la perde o cincischia. Reda tira. No. Sbaglia. Rimbalzo di Dunić, è entrato apposta. No! C'era la sirena. No! È scattata la sirena, gioia. È scattata la sirena. Già sul rimbalzo.
No, perché a basket conta nel momento in cui la mano rilascia la palla. Ok. Sì, sì, era. No, no, c'ha ragione l'arbitro probabilmente. Allora abbiamo avuto. Ho avuto una cattiva impressione. Perfetto. Quindi vediamo. Gli arbitri molto giovani, sembrano il padre e il figlio, consentimi. Padre e figlio sembra. Non so, sì, hanno mandato uno di 40 e uno di 20, uno di 15, diciamo che, giovanissimo. Diciamo che c'è un arbitro, diciamo, anziano, facciamo così, un arbitro più giovane. Molto proprio... più giovane, esatto. Consentimi, bontà sua. Non ti saprei dire l'età, però... Sicuramente sì. Più giovane di te. E tu sei giovane, ricordiamo. E io sono giovane, lo so. Giovanissimo. Vabbè, conciliabolo, diciamo, tra gli arbitri, il coach del Rende e quant'altro. La decisione a me non, cioè, non è proprio uno scandalo non darlo. No, no, sicuramente non è uno scandalo non darlo, perché comunque la percezione che tu hai dal vivo magari è diversa rispetto alla percezione che hai, diciamo così, in campo, dal video. Sì. Chiaramente. Però c'è da dire anche questo. Comunque c'è del romanticismo nel duo arbitrale, o anche in chi poi si occupa del campo, insomma, segna punto o altro. Esatto. Con le palette ancora siamo con le palette, la sveglietta anni 80. Anni sì. 80. Intanto Catanzaro, giusto per chiudere la cronaca, se no ci incischiamo. È finita il primo quarto sul 31-19 e Catanzaro è riuscita a realizzare alcun tipo di tiro. Vabbè, pazienza. Facciamo due minuti di pausa anche noi. Esatto, ci vediamo fra due minuti. Il suono della sirena dunque per il secondo quarto, dunque altri 10 minuti effettivi da vivere, in questo caso con il Rendel ampiamente avanti sul Catanzaro 31-19. Sicuramente la gara di Djunic e di Owen, 12 punti il primo, 11 il secondo. Esatto, è una gara sicuramente che sta vedendo Djunic e Owen dettare i ritmi dell'attacco del Rende, che infatti un po' ha sofferto quando i due ragazzi stranieri sono usciti precedentemente dal campo per essere sostituiti. Intanto Federico va dentro, va ancora Djunic, 5 secondi alla fine, 24, Djunic la ribalta per Mazzucca che da 3 punti tira e sbaglia, c'è il rimbalzo di Federico che si gira ma sbaglia anche lui, rimbalzo a questo punto di Malkić che con Mavrić viene in avanti. Vediamo intanto, bellissimo questo passaggio per Commisso che effettua un tiro reverse ma sbaglia, rimbalzo a questo punto di Djunic che poi la dà a Federico, che la dà al nuovo entrato per rendere Coluccio con il numero 5, il talento classe 2002 di Praia a Mare.
in teoria. Intanto vediamo Mazzuca per Djunic, che la dà dentro per tenuta, anche lui al debutto, palla per Federico, Federico Mazzuca, Mazzuca fuori per Coluccio, bellissima azione di Rende che non può non venire con una bomba. Queste sono le belle azioni del basket, quando vedi il possesso palla che riesce a tutti i cinque i giocatori presenti sul parquet di gioco. E fallo, fallo. No, palla persa, palla persa. Ah, palla persa. È la movenza di Malkic, dà un po' l'impressione sempre del fallo. Effettivamente giocatore un po' legnoso, diciamo così. Diciamo che ci sono alcuni giocatori che tendono a simulare molto spesso il fallo per trarre in inganno gli arbitri. Questa è una pratica comune secondo me a tutti gli sport di squadra fondamentalmente. Tranne nella pallavolo, perché effettivamente là che sì. Là non si sa cosa barare. Intanto Coluccio vince un rimballo e mette altri due punti. 5-0 di Coluccio per sì. aprire proprio questo minuto e 40 del primo quarto e del secondo quarto. Intanto vediamo Malkic. Anzi Mavric, voglio dire, che la dà a Frascati che tira la tre ma sbaglia. Rimbalzo di Mazzuca dopo che c'è stata una finta di rimbalzo a partita tenuta. Mazzuca viene avanti. A questo punto palla per Djunic, che ancora si giocherà il post. Va a tiro, sbaglia purtroppo per lui. E allora parla per Commisso che viene avanti. Ma Coluccio capisce tutto tre ore prima. E allora va, non va a tirare, incredibile. Questo per esempio è un contropiede sì. gestito in maniera erronea, perché un 2 contro 1 si deve finalizzare. Mi sembra già stanco, non so se è pure lui, diciamo, è uno che simula la stanchezza o altro. Però mi sembra sulle gambe di uno, cioè non so. Diciamo che se mi smentirà subito. Esatto, diciamo che solitamente i giocatori possenti, facciamo così, subiscono maggiormente forse la fatica. Anche se Djunic tecnicamente è più un lungagnone, se sì. vogliamo. Intanto c'è qualcuno che è caduto a terra Federico, e ne mette due. E ne ha fatto due. Sì. 8 punti per Malkic. 36-21. Mazzuca per Federico ancora, la bimbo va tanto in post, ma Federico non riesce ad effettuare il ribaltamento che era necessario per poter mantenere il vantaggio e quindi la palla finisce nelle mani di Catanzaro, sì. altro pick and roll centrale, con palla poi nell'angolo per il numero 22 che perde palla, è tenuta, va in contropiede, o almeno tende ad andare in contropiede, palla per Coluccio, Coluccio la dà nell'angolo per Mazzuca che solo decide di non tirare, allora palla per tenuta, rende diciamo così, sta un po' secondo me gigioneggiando in attacco, infatti tenuta, la dà fuori per Federico, Federico tira da tre, incredibile, ma sbaglia, rimbalzo a questo punto di Malkic che la dà a Mavric, Catanzaro tende di venire avanti, momento un po' di confusione della partita, Frascati si arresta, tira da tre, ma sbaglia, rimbalzo di Scala e fallo da dietro di Coluccio che l'ha cinturato clamorosamente. Massimo, non so te, ma io direi che ma non è abbiamo, una gara abbiamo, proprio abbiamo assistito a due minuti praticamente di basket e confusione. Sì, un po' tambureggiante, fase tambureggiante, possiamo dire così. Arriva un applauso in questo caso per i cambi. Intanto escono sia Federico che tenuta e rientrano Guzzo e Owen. Intanto il numero 9 Malkic da tre, ma effettua un cross. Allora palla per il Coluccio che la dà a Guzzo. Guzzo per Djunic che dovrebbe attaccare subito e infatti segna, subisce fallo e Andrea Lunetta per il tiro libero supplementare, fallo di Malkic ed è il secondo per lui. Che giocatore comunque Djunic oggi, veramente sta sì. dimostrando quello che già stiamo vedendo un po' da un po' di giornate fondamentalmente, cioè un giocatore che riesce ad avere mani soprattutto nell'area pitturata, un giocatore che riesce a portare anche dei blocchi efficaci per liberare i compagni per l'atto di tiro. Intanto e qua tocca i 15 punti personali con questo tiro libero, 39-21, quindi gara che almeno dal punto di vista dell'equilibrio è molto distante. Poi magari ci sono casi in cui si ribaltano 20 punti, ma pur non essendo una cima di basket ne ricordo pochissime. Esatto. Intanto fallo di Owen che subito si auto è subentrato quindi anche per la troupe inglese, lo diciamo, fuori della troupe inglese c'è Sir Owen. Intanto cambio per Rende, esce Coluccio ed entra Cersosimo. Onestamente Coluccio non mi aveva deluso, sì.
non mi ha profondamente deluso. Intanto tiro da due di Malkic che sbaglia. Allora c'è il Sosimo, viene in avanti. Malkic la tocca dietro, ma la palla finisce nella mano di Cuzza, fortunatamente. Allora c'è il Sosimo, la dà per Cilento nell'angolo da tre punti, sbaglia. Peccato. Rimbalzo di ancora una volta di Malkic che viene davanti, il numero 9 serbo. Intanto perde palla Catanzaro, Guzzo in avanti per Cilento che va tranquillamente a segnare. C'era Djunic che era già in avanti, ma Cilento non l'ha voluto servire, è andato a concludere lui per il 41-21. Frascati, tiro sbagliato, rimbalzo di Cilento, pallone per Guzzo che giustamente dice con calma giochiamo, ma Guzzo cincischia, secondo me cincischia troppo, non ha mollato subito la palla. Proprio cincischia, sì. E infatti Catanzaro ne approfitta subito per recuperare questa palla. Insomma, gara sul 41-21, sicuramente la gara di domenica scorsa del Rende forse è stata più una brutta parentesi che un campanello d'allarme, diciamo così. Diciamo che vorrei prendere in prestito le parole, per esempio, dette in settimana scorsa, se non mi sbaglio, due settimane fa, da parte di Giorgio Chiellini, quando dopo Juventus-Manchester disse proprio noi della Juve avevamo il coppio in canna, nel senso che già da un po' di giornate che stavamo correndo il rischio di perdere, e secondo me pure Rende aveva questo coppio in canna e si è bruciato, diciamo così, settimana scorsa sul campo della Viareggio. Sì, anche se la Juventus all'epoca perse in 3 minuti netti praticamente quella gara. Comunque la cronaca con il tiro mancato da Rende, vediamo ancora Djunic che ne fa altri due, quindi 43-21, 17 per Djunic. Qua i numeri stanno incominciando a essere corposi, anche gli score personali. Infrazione di passi intanto di Scala. E quindi palla che va nella mano di Rende, intanto cambio, esce il numero 22 Scarpino, proprio Scarpino, ed entra il numero 29 Naccarato, mentre sentiamo una scrosciata di pioggia anche da questo palazzetto, quindi fuori non sappiamo climaticamente come, ma possiamo immaginare benissimo, ecco. Il tempo non è tanto clemente, purtroppo. Intanto Owen tende ad andare dentro, difesa benissimo da parte di Commisso, pallone per Djunic che la dà a Guzzo. Guzzo non tira da tre, ci pensa, allora piccherò con Djunic, Owen da tre, Owen, tiro sbagliato, rimbalzo di Cilento, reverse, e ne mette due, bellissimi questi due punti di Ubaldo Cilento, 45 reverse. Sì. Tiro reverse che è un tiro particolarissimo dalla pallacanestro. Intanto Commisso per Malkic che gioca un piccarocco Scala, Malkic finta il tiro, la dà ancora a Frascati che la dà a Malkic, bellissima questa azione forse di Catanzaro che meriterebbero di segnare. Commisso per Malkic, e anche qui come capitato in precedenza a Rende il tiro è stato effettuato dopo la sirena dei 24 secondi, con la differenza che il tiro non è andato a punto, quindi esatto, siamo su questo. Noto anche, questa è una nota di colore, maglie molto aderente anche per i direttori di gara. Diciamo che devono, in teoria l'arbitro di basket deve essere come il giocatore di basket, cioè dovrebbe avere un tipo di fisico. Sì, molto, non è smanicato però, non è smanicato. No, non è smanicato, questo no. Ed è in tuta. Intanto Djunic backdoor per Cilento che ne mette altri due. No, l'arbitro di basket, consentimi, è in tuta. E c'ha delle scarpe particolari, c'ha delle scarpe nere, sono... Perché in teoria... passeggio, dato... sono da passeggio. Esatto, perché cosa succede? Che la divisa che voi vedete, cari amici a casa... Beh, sembra proprio dei pantaloni da giacca, sono. Esatto, ma come vedete, la divisa grigia e il pantalone nero sono dati dalla federazione. Sì. L'arbitro ha solamente un obbligo, quello di comprarsi intanto due punti di Djunic, 49-21. L'arbitro, dicevo, ha solamente il compito di comprarsi delle scarpe nere dello stesso tono di colore della tuta che gli viene data dalla federazione. L'unica cosa è questa, caro Massimo. Anzi, delle scarpe nere da passeggio, cioè poi non so se ci sia una regola profondamente. No, sono da running. Da running, sì. Ma da running bass sono. Esatto. Non sono proprio l'air shock o quant'altro. No.
rispetto a quelle dei giocatori che hanno quelle di Michael Jordan. Esatto, no, quelle dei giocatori sono maglie, sono scarpe, quelle, invece molto più che sono fatte per i cambi di direzione. Esatto, cambi di velocità, anche per andare meglio sul rimbalzo quando salta. Sì. Esatto. Sono delle tipologie diverse, ecco. No, no, le spieghiamo anche a beneficio di un pubblico che magari segue. Per le prime... Djunic sì. Dentro e realizza su assist di Guzzo, altro palo del canestro. E va a 21 Djunic. Esatto. Djunic 21. Quindi un 60, un 40% abbondante di Djunic. E intanto... Dicevamo, noi diciamo tutte queste curiosità anche per chi magari ci... ci guarda sui canali Facebook e sulle app, per chi si sintonizza su Tele 1, perché è anche giusto spiegare il basket anche con questi piccoli, diciamo, misteri, per chi magari non è proprio avvezzo del ramo. Quindi. Intanto Djunic sbaglia il tiro libero. Sì, è vero, la pallacanestro purtroppo è uno sport che non è tantissimo sviluppo. C'ha delle regole anche interne che è giusto magari sbobinare. Intanto fallo di Cersosimo, che era stato battuto in balleggio da Nakarato. Sì, esce Djunic anche tra gli applausi dei suoi compagni. Quindi Djunic ha fatto 21 punti, che è una signora cifra nei primi due parziali. Quindi 51-23. C'è il... Che cosa c'è, Mario? Allora, fallo, fallo di Ragusa. Del sen- di Ragusa che ha debuttato sul parquet di gioco da qualche minuto, nel frattempo che noi spiegavamo. Il giocatore più energico anche Ragusa, esatto, rispetto ai suoi compagni. Più... Un giocatore energico, e ti darò anche un'altra chicca di mercato, se così possiamo dire, perché Johnny Ragusa era stato originariamente tesserato dal Basketball Lamezia, che era in Serie B. Fatto sta che purtroppo, a causa delle note vicende legate al Palasparti di Lamezia, la squadra di Serie B, diciamo, è... ha dovuto rinunciare ad effettuare il campionato di Serie B, e quindi di conseguenza ha liberato tantissimi giocatori dal proprio arsenale. E infatti vediamo che Ragusa ha deciso di, nelle settimane scorse, ha deciso infatti di firmare per la società del presidente Pizzini, e quindi di conseguenza ha deciso di firmare a Rende, e sicuramente, penso io, potrà dare in futuro soprattutto il suo contributo. Intanto altro fallo dello stesso Ragusa, che difendeva in posto basso contro Frascati, che certamente gli dà qualche centimetro. E, dicevo, sicuramente Ragusa nel corso del tempo riuscirà a dare il suo contributo, deve solamente inserirsi negli schemi di squadra, negli schemi di coach, certo, Arigliano. Sì, sicuramente anche in altre gare si potrà misurare, perché questa non è che sia molto indicativa già per il punteggio maturato, quindi sia in un caso sia in un altro saranno più le prossime gare a definire anche quello che saranno il vero valore alcune volte dei giocatori, alcune volte anche degli schemi e del gioco per entrambe, perché sicuramente Catanzaro in casa ha un modo di giocare, sicuramente fa con il pubblico molta leva, qui in trasferta ci è sembrato almeno per il momento abbastanza arrendevole, perché Rende l'ha quasi doppiata. Sì, intanto Owen perde la palla e commette infatti fallo su Frascati, che andrà a tirare due tiri liberi perché Rende è in bonus. Sì, quindi ci saranno due tiri liberi in favore della Virtus Catanzaro. Diciamo che purtroppo, Massimo, questo è un campionato, questo di Serie C Silver, che un po' è carente come squadre, perché alla fine sono sei squadre in tutta la regione, squadre, quindi già lascia il tempo che trova chi lo organizza così. Esatto, già lascia il tempo che trova. Poi c'è anche, non l'aggravante, però la decisione, che può essere anche legittima secondo me di alcune società, certo, di puntare non sui giovani, ma proprio sui giovanissimi, come capita alla Virtus Catanzaro, come capita alla Vis di Reggio Calabria, o come capita anche allo stesso Soverato, che infatti sono le tre squadre che sono un gradino sotto alle tre principali contendenti di questa categoria, che sono la Bimburrende. Abbiamo visto, abbiamo trasmesso anche qui su Tele 1, certo, e su Facebook la partita, per esempio, fra Rende e Lamezia, e la Viola Reggio Calabria, che nelle prossime settimane arriverà anche qui al Palaferraro. Intanto vediamo Owen, che perde ancora molto anche lui una palla, seconda palla persa in posto a partire Owen. Federico difende su Scala e Scala sbaglia, subisce la pressione di Federico e c'è il fallo di Scala su Federico. Sì, che pressione anche abbastanza
movimentata quella di Federico, in questo caso che subisce fallo, il secondo per gli ospiti, quindi diciamo che non troppo scorretta la squadra catanzarese, ma d'altronde il parziale, anche l'andamento della gara non lascia neanche adito a grossi falli o a grossi agonismi. Assolutamente no. Sta entrando anche Reda, sta subentrando peraltro, perché era già in campo, quindi tra poco ritorna sul quintetto rentese. Esce Guzzo. Allora, intanto dopo questa girandola di cambi, dopo il fallo di Scala, ricordiamo che manca 1 minuto e 12 alla fine del secondo quarto e siamo sul punteggio 53-27 per Rende. Mazzuca, Federico blocca per Coluccio, Coluccio nell'angolo, nel semiangolo per Reda, che tenta di dare la palla dentro a Federico, ma a caso il rimballo non riesce ad arrivare alla palla, che poi successivamente viene presa lo stesso Reda. Allora Frascati, ancora in post, la dà fuori per il numero 29 Naccarato, che tira la 3 ma sbaglia. Allora palla per Coluccio, che decide di gestire questa situazione, questa transizione, potremmo dire offensiva, e la palla va nelle mani di Mazzuca, piccherò con Federico, battezzatissimo la difesa di Catanzaro, e infatti Mazzuca purtroppo effettua anche lui il cross di giornata, palla per Frascati che tira e invece realizza. 53-29, 22 secondi alla fine di questo secondo quarto, ultimo possesso del quarto in mano per Rende. Non sarà molto semplice gestire questa azione. Vediamo Mazzuca che tenta forse di giocare per il palo, no! Incredibilmente regala la palla a Malkic, che va a realizzare comodamente il 53-31. Poi Mazzuca tira da centrocampo ma sbaglia. Questo secondo quarto, quindi, caro Massimo, si conclude sul 53-31, sì, per Rende. Sì, vantaggio comunque assolutamente gestibile per il Rende. Ora c'è la pausa di 10 minuti, quindi il cambio del campo poi per tutte e due le squadre. Sicuramente Djunic da una parte ha realizzato un buon numero di punti, 21, dall'altra parte Malkic proprio con 10 e Frascati ne ha fatti 9 proprio nel secondo campo, quindi diciamo, più tiri liberi diciamo di Frascati, però qualcosina è riuscita a portarla a casa. Quindi pausa un pochetto più lunga anche per noi, tra 9 minuti si ritorna in cronaca.
Cos'è che va con una scena? La scena ci va con un amico, senti, mettiamo che ne avevo tre consecutivi, tre città consecutivi. Non ti perdo. No, mi ha detto non ti perdo, è impossibile. Oh, yeah.
Sì, siamo tornati dunque live per questa gara che, diciamo, non ha proprio molto da dire guardando il punteggio, però siete in ascolto, state vedendo anche buon basket dal parte del Rende, quindi giusto anche raccontarvi questa partita. 53 Rende, 31 Catanzaro, un Rende trascinato dall'asse di un Inchowen, un Catanzaro che cerca di fare qualcosina. A me effettivamente, Mario, mi dicevi, c'è anche una gara in contemporanea di Serie B, quindi qualcosina ne sta risentendo Catanzaro. Sì, purtroppo, come ho detto in precedenza, la Virtus Catanzaro è solamente la società satellite della Planet Catanzaro che gioca nel campionato di Serie B nazionale, e nel roster della Serie B nazionale ci sono ben quattro atleti, certo, che sono in origine nella formazione della Serie C. Infatti non è un caso che la partita di andata era finita con solo 12 punti di vantaggio per la Bim Bum complessivamente, era finita, se non mi sbaglio, 65-77, una cosa di questo tipo. E infatti purtroppo sorprende come oggi Catanzaro sia poco presente sui palloni, soprattutto vaganti, sì, secondo me, soprattutto nelle situazioni di difesa, di transizione difensiva. Infatti noi vediamo molto spesso, abbiamo visto nei primi due quarti come la Bim Bum riusciva facilmente ad andare in contropiede. Intanto Owen tira ma sbaglia e scala, non so, forse per fargli un regalo, butta la palla fuori. Ricordiamo anche il meccanismo di questo torneo, che è un po' da multiplex, possiamo dire così, Mario. Allora, il meccanismo della Serie C Silver è un meccanismo molto, secondo me, particolare, perché... Ma, ecco, bravo, particolare, il termine è giusto. Intanto Owen forse subisce fallo. Sì, era fallo. Ma l'arbitro non dà nessuna penalizzazione. Cilento tira da tre, sbaglia, rimbalzo intanto di Cersosimo, palla ancora per Cilento che la dà da Owen da tre, momento di confusione generale, mamma, rimbalzo ancora di Cilento che alla fine riesce nell'impresa che sembrava ardua, ossia di appoggiare il pallone, sì, al tabellone e realizzare due punti. E Cilento che entra in doppia cifra con questi due, quindi va a 10 nel suo, sì, score personale. Intanto non so se qualcuno abbia aggiornato una classifica cannonieri nel basket. Sì. Qual è, diciamo, il massimale che può fare un giocatore in queste categorie? Quanti, no, allora, punti fa in un campionato? Allora, ti dico subito che c'è una testata giornalistica specializzata del settore, sì, 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 che tiene la classifica marcatori, uh-huh, della Serie C Silver. Sì. Infatti al momento il capocannoniere 7 gare, consideriamo 6 gare già sono passate, quindi questa è la passate. Settima. E infatti per esempio Dunic, uh-huh, per Rende, sì, in solo 6 gare è riuscito a realizzare ben 134 punti. 134, quindi siamo una media superiore ai 21, più di 21 a gare in media. Sì, ecco, più o meno più di 21 a gare. E oggi è fermo a 21, quindi già può farne molte di più in questi due parziale che mancano, quindi insomma, poi non lo so in un campionato generale quanti ne fanno, non so in Serie A1 qual è la media su 30 giornate. Allora, in Serie A1 la media punti solitamente si attesta sui 25 punti, che al momento è una media che detiene Caleb Green, americano della City Gas Avellino, giusto per rimanere in tema di informazioni. Intanto Dunic va dentro e fa 23, quindi fa già 23, la media sale, già alza la sua media. Ecco, è un giocatore di basket che ha una media di 25 punti, che per 30 o i playoff, tutto quanto, fra 700-800 punti a stagione. Quali sono gli stipendi del basket, quelli veri? Perché poi qua si parla di rimborsi spese o altro, e fin qui siamo tutti d'accordo, diciamo. Intanto ci sono 2-3, sì, punti di fresca, 2 punti per Catanzaro, sì. Ecco, Rende, vabbè, Rende, Catanzaro e quant'altro faranno rimborsi spese e tutto quanto, magari giocheranno per il puro gusto di giocare. Ma in Serie A1, ecco, gli stipendi del basket, ecco, chi fa 800 punti, quando prende all'anno? Gli stipendi del basket, soprattutto a livello di Serie A, hanno subito comunque un'inflessione generale, perché comunque il problema è che c'è stata la crisi economica, sì, soprattutto, dico io, in Italia, non tanto negli altri paesi europei. Diciamo che lo stipendio medio si aggira su
sui 200.000-400.000 euro all'anno. Insomma, comunque una signora cifra, averceli noi. L'americano più pagato in Italia, l'americano più pagato in Italia, per esempio, lo abbiamo con l'Armani Milano, che paga la guardia Mike James, che sta avendo discrete cifre in Eurolega, lo paga 1.500.000 di euro all'anno. Insomma, in Italia 1.500.000 per il basket sembra una cifra ragguardevole. No, è una cifra di tutto rispetto. Diciamo, una squadra di basket costa come una media squadra di Serie A calcistica. Guardando gli stipendi, perché poi... Diciamo che costa... Poi tu dici, magari sì, lì c'è Cristiano Ronaldo, ci sono quanti altri che pigliano 3, 4, 5 milioni, vabbè. Esatto. Però una squadra che si salva in Serie A più o meno c'è un budget di 400-300 mila euro a calciatore. Chi si deve salvare? Chi si deve salvare? L'Empoli, il Frosinone e quelle lì. Ma ti dico che comunque secondo me... Attenzione, intanto Guzzo recupera palla. Vediamo se fai i primi due punti personali. Li fa. Segna. Li fai e ottiene anche il fallo. Fallo. Giusto. Fallo di commisso, che è il primo proprio personale. Bellissimo tiro reverso di Guzzo, che però si è avuto anche la scaltrezza di sapersi proteggere con il ferro per evitare la stoppata proprio di commisso. Subisce fallo. Sì, proprio la sensazione di volare quando uno arriva a canestro, perché non provo quello da tre punti, però proprio il terzo il tempo. Mood, bravo. Il terzo tempo, sì. È un gesto. Vabbè, quelli in NBA rompono anche il vetro del canestro, non so come facciano, però. Diciamo sì che. A farlo qua prenderebbero solo delle legnate, sinceramente, anche da chi gestisce i palazzetti. Esatto, sì. Sicuramente. In maniera abbastanza. Salutiamo il gestore del palazzetto. Ma salutiamo il buon Pino Fuoco che consente a noi di fare questa telecronica e a tante società di giocare in questo palazzetto. E non è poco perché siamo nel sud Italia. E di cose belle ne vediamo sempre poche, quelle belle mettiamole in evidenza perché è giusto così. Intanto, i primi due punti di Cersosimo. Frascati, contropiede subito, ormai praticamente è tiro sbagliato di Catanzaro, contropiede. Cersosimo riesce a giocare con calma per Cilento. Cilento, Guzzo Owen. Poteva tentare il tiro da tre. Owen battezzato la scala, palla per Cilento nell'angolo. E da tre? Sì. Da due. Era entrato nella lunetta, ho capito. L'arbitro 12 per Cilè. Ha pestato la linea, Massimo. Ah! Intanto, altra palla persa semicomica. Entra una comitiva di gente in Catanzaro, no? Sì. Un po' di movimento. Sono entrate e uscite più persone, sì, direi. Sì. Fanno massa. E intanto esce Cersosimo ed fa il suo ingresso nella partita a Conte. Conte, che era l'ultimo praticamente a dover entrare in campo. Esatto, quindi, che doveva entrare. Quindi diciamo, turnazione completa, è entrato pure tenuto, se non vado errato, quindi ci sono entrati tutti, chi più chi meno è andato appunto. E il Rende poi dove giocherà dopo questa gara? Fino a Natale, se puoi ricordare i prossimi mesi. Allora, intanto ti dico subito che qua abbiamo Cilento che cincischia e perde palla. Dicevo, gli appuntamenti prossimi della Bimbo Rende sono molto avvolti nel mistero. Ma perché avvolti nel mistero? Perché in teoria la prossima giornata dovrebbe giocare contro l'Enjoy Lamezia, squadra che come abbiamo visto qua al Palaferraro. Ma l'Enjoy Lamezia, come ho detto precedentemente, ha il problema degli impianti. Quindi dovrebbe giocare settimana prossima a Pianopoli, ma anche ultimamente purtroppo per esempio l'Angelo Lamezia si narra che non abbia nemmeno la disponibilità all'impianto di Pianopoli, infatti doveva giocare in teoria oggi a Pianopoli contro Soverato, ma la partita è stata rinviata a martedì sul campo della Planet Catanzaro. Giocheranno infatti martedì sera alle 20:30. Diciamo che quindi non mi sbilancerei su quando la BMU potrebbe giocare la prossima partita con la Mezzi. Ti posso sicuramente dire l'appuntamento che ti ho detto in precedenza, che è un appuntamento che sicuramente tu amerai tantissimo, cioè? Ovvero il 10 dicembre alle ore 20:30 sarà qui di scena al Pala Ferraro la scuola di basket Viola. Perfetto. Quindi, intanto 3 secondi. Big match alle 20:30, quindi arriveremo qua praticamente alle 20:20, visto che gli arbitri vengono all'orario che vogliono loro, noi arriviamo alle 20:20 e la facciamo, non c'è problema.
noto un gesto astio nei confronti. No, 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 io c'ho l'astio verso le persone che non sono puntuali. Ecco. Ma diciamo che la puntualità è sinonimo di precisione. Esatto. Ma comunque di queste cose alla gente non interessa nulla, a casa interessa il Vivo Basket, visto che rende comunque, è riuscito a doppiare. È riuscito a doppiare, vediamo questo tiro da tre che si è incastrato. Si è incastrato proprio tra il canestro e il vetro, quindi ci abbiamo anche delle belle immagini da mostrarvi. Ecco. In questi casi, giusto per fare un po' di potevano dare un mezzo punto di non lo so, magari di ricompensa, una roba del genere. Magari sarebbe così. Una volta dicevo... l'aveva proposto Sgarbi nel calcio, tra le tante, di proporre mezzo punto per il pari. Vabbè. Bellissima questa cosa. No, dicevo, nel momento in cui la palla, per esempio, si arresta, si inchioda sul ferro, come è avvenuto in precedenza, si procede come se fosse una semplice palla contesa e quindi si gioca con la regola della freccia. Sì. La freccia in questo caso premiava fortunatamente Rende. Intanto Malkic ha fatto fallo e punto. No, no, ha dato i due punti. Fallo e canestro di Malkic che subisce il fallo di Djunic, entra in lunetta per il suo libero supplementare. È entrato proprio di forza, è entrato qui nella retta piccola, ha fatto i due punti, ma prende questo tiro libero. Vediamo se realizza il terzo consecutivo. Malkic peraltro a 12. No, a 12 rimane. È il top scorer dei suoi. Intanto Mazzuca. Sì, non troppo falloso, almeno questo parziale. Fallo per i locali, due per il Catanzaro, ma Djunic e va a 27. 69-35, poi ci sono le ottime grafiche di Sportcom che stanno riepilogando, diciamo, il succo di questo match. Intanto ancora commisso, tiro da tre centrale, commisso, tiro ma sbaglia. Ha avuto coraggio però. Sì. Tanto, per come è messa la gara, meglio provarci. Diciamo che Catanzaro tenderà il tutto per tutto in questi 12 minuti e 46 rimanenti. Ora vediamo... Federico Guzzo. Federico abbastanza alto, non l'avevo notato prima. Conte qua. Così. Purtroppo la palla prende il ferro ma finisce fuori. Sì. Siamo su 69-35. Un altro cambio, entra tenuta per Federico. No, per Guzzo. Pardon. Prima che rimpariamo a memoria, almeno io. Ci vuole un pochetto di tempo, ma pian piano sto riuscendo anche a vederli visivamente, quindi. Il bello anche di seguire delle gare in casa di talune squadre. Intanto Malkic aveva tentato un passaggio a una mano per un taglio di un compagno di squadra, ma la palla viene toccata da Federico e finisce in rimessa laterale. Sì, anche perché ricordiamo, caro Mario, oltre a queste dirette addirittura due punti di Mavric molto fortunosi, vorrei dire, perché si è aiutato con il ferro. Mavric non proprio protagonista di questa gara, diciamo, ma diciamo che quattro, secondo me punticini più che altro là. Intanto backdoor di tenuta che la dà per Owen nell'angolo. Owen da tre, meraviglioso e realizza, meraviglioso. 72-37. Anche a casa Owen avranno lanciato la tazzina da te per questo. Tanto, ecco, Malkic, 14 personali. Malkic classe 2002. Ah, 2002. Intanto Owen realizza 5-0 di Owen. 2002 Malkic. 2002, ecco, sì. Guarda, sto ragazzone a 16 anni. Intanto fa e si fa anche maluccio commisso, sì. Il fallo di Federico che l'ha portato proprio di peso, si vedono la differenza di fisico. Però sono rimasto scioccato da Malkic che è 2002. Sì, un ragazzo serbo 2002 che infatti gioca nell'anno 18 d'eccellenza di Catanzaro. Sì. Ma Bonda sua non so se sia figlio d'arte o meno, però sicuramente a casa gli avranno dato molto da mangiare. Comunque avrà lavorato molto in palestra, perché ha 16 anni. Sì, Malkic se non sbaglio è 1,94 m. Sì. C'è anche la genetica a favore, quindi può ancora crescere. Sì, tecnicamente ecco. Sì, potrebbe ancora crescere. No, può ancora crescere ad altezza, perché ha 16 anni, quindi può arrivare a 18 a toccare i 2 metri. Sì, sì.
Ecco, se non fuma e se non beve tequila, allora ci può arrivare. Abbiamo detto un alcolico a caso. Intanto Owen la dà fuori per Conte. Conte che la dà per tenuta per Mazzucca, che dovrebbe tirare. Mazzucca, infatti tira, ma fermo, sbaglia. Fermo. Federico riesce a prendere la palla. La dà Mazzucca. Owen perde palla. E poi commette fallo. Il terzo di Owen. Mi pare, sì. Mancano 55 secondi, insomma, alla fine della terza contesa, 74-39. Diciamo che anche i giocatori stanno sperimentando, ecco, questo. Stanno lasciando andare più sullo spettacolo, anche perché la contesa è ormai segnata, è giusto anche provare, sperimentare, anche gli allenatori stessi possono avere delle utili indicazioni. Due punti ancora per Malkic, che ottiene il fallo libero. Di 16, vediamo se fa 17. Il fallo era di Federico. Terzo fallo anche per lui. Fatto sorprendente, ma caro Massimo, proprio perché all'inizio della telecronaca l'ho detto, ecco, è che Catanzaro punta tantissimo su questi giovani, perché comunque se sei un classe 2002 e riesci a segnare 18-20 punti a partita con è subentrato alla distanza, ecco. Intanto qua ancora 19 personali per Malkic. No, no, giocatore 2002 sicuramente interessante, gli avrei dato 10 anni in più. Pensa te come ormai. Quindi questo è un giocatore che non si capisce più niente sull'età. No, ma questo è un giocatore che sicuramente, se sei un certo tipo di percorso. Intanto ne fa due e ottiene il tiro libero. Intanto, questo è un giocatore che comunque, se ha un certo modo di porsi nel mondo dello sport, se comunque viene seguito e ha un modello di allenamento o altro, questo può diventare. Non dico un crack, però un giocatore che sicuramente può fare la sua carriera nel mondo del basket. Partendo da Catanzaro può raggiungere anche qualche livello importante. Esatto, può sicuramente, secondo me, ambire a un palcoscenico che comunque secondo me è importante, come può essere la Serie B, come può essere la Serie A2. Che sì, sono comunque assolutamente. Palcoscenici che non dico che pagano, come abbiamo detto in precedenza, la Serie A, però comunque diciamo che lo stipendio di un operaio ti arriva. Sì, ci arriva tasca. Tranquillamente, sì. A seconda intanto delle piazze. Si chiude il terzo quarto su 77 a 44 per la Bim Bum. Qua ha tentato una roba Mazzucca, se non andiamo errato, tipo film americano, ovvero centrare il colpo da tre punti dalla distanza siderale. Ma 77 a 44, ma proviamo anche questo. Ci passiamo proprio leggermente un minuto e mezzo, poi l'ultimo parziale. Vedremo se rende raggiungere a quota 100. Questa è l'unica, forse, l'unica sfida, chiave di lettura nel quarto set. Low battle. Low battle. Quindi non potevo dire.
Torniamo per il quarto. Per il quarto. Quarto quarto. Quarto quarto, diciamo così. 4-4 per quattro, dire quattro. Sì, sì, sì. dal 77 il Render riuscirà a trovare il 100. Chissà. Catanzaro cerca comunque di chiudere dignitosamente. E le differenze in campo si sono viste. Mo. Non diciamo che è demerito del Catanzaro, perché saremmo ingenerosi. Non diciamo che sia veramente troppo il merito del Render, una via di mezzo, perché i livelli sono quelli. Sicuramente i campionati, poi i punti in classifica rispecchiano l'andamento di uno e dell'altro. Esatto. La classifica, come si dice in tutti gli sport, secondo me non mente mai. Sì. A fine anno soprattutto poi si riequilibra su tante cose. Esatto, e poi soprattutto Render è riuscita a mettere subito in chiaro, sì, alla fine, che cosa vuol dire essere una squadra che deve rispondere ad una sconfitta cocente come quella di settimana scorsa contro la Vissareggio. Quindi onestamente merito. E ragazzi, Cocceriani intanto ancora una volta Malkic aveva tentato un bellissimo giro e tiro ma non riesce nell'impresa. A questo punto Tenuta gestisce il contropiede in maniera berbera, se mi passi il termine. Cilento recupera però la palla e subisce fallo Andrea Lunetta per due tiri liberi. Fallo commesso da Commisso, forse. Sì, commesso da Commisso. Commesso da Commisso, sì. Ci aiuta, diciamo, nell'individuazione perché è il più bassetto dai suoi, non per altro. Perché è l'unico con un numero singolo, oltre a Malk, c'ha il 4. Quindi, ora è Cilento che cerca di avanzare il suo score. No. In questo caso no, vediamo se al secondo tentativo riesce a fare 13, i 13 personali, vediamo un po', sì. 1-2 per Cilento. Sì, andando a guardare dunque le statistiche, 27 di 11, 17 Owen, 13 Cilento, 8 Federico, 5 Coluccio, 3 Mazzucca Guzzo, 2 Cersosimo. Per il Catanzaro facciamo scorrere questa azione di Commisso, no, nulla di fatto. 19 Malkic, 11 Frascati, Commisso ne fa altri 2, quindi aggiorniamo a 7. 4 Mavric, 3 Scarpino e 2 Scala. Intanto vediamo Tenuta che viene avanti contro Catanzaro, che è schierata a zona 3-2. Questa è un'interessante novità tattica dell'incontro. Intanto, e quindi sì, spieghiamola poi dopo l'evolversi dell'azione, questa zona 3-2. La zona 3-2 è una tattica difensiva che viene utilizzata da alcuni allenatori soprattutto per cercare di difendere il perimetro, quindi cercare di difendere i tiri da tre punti, ma soprattutto si fa nel momento in cui, anche se vieni battuto dal perimetro in balleggio, perché comunque tu esci forte sulle guardie tiratrici avversarie, comunque in teoria dovresti avere due, dico io, pivottoni, nel senso due numeri 5 molto molto alti, che sono in grado quindi di contenere le eventuali penetrazioni offensive degli avversari. Una spiegazione da tecnico quale sei, quindi? La spiegazione tecnica è che la zona 3-2, secondo me, dal mio personalissimo punto di vista, è che si fa solamente nel mondo in cui tu hai due persone di 2,10 m che possono stare fisse nell'area verde, che voi vedete qui del Palaferraro, e che sono molto abili soprattutto a scivolare in difesa e quindi a contenere la maggior parte di spazio nel minor tempo possibile. E non è un'impresa molto facile da compiere su un campo, secondo me, di pallacanestro. Sì, poi se la provi sul 78-49 effettivamente lascia il tempo che trova. Mancano 6 secondi, vediamo se concretizza Rende il tiro da tre punti di Guzzo. Da tre punti da Guzzo, mentre errore anche del segnapunti, che aveva segnato un punto erroneamente in più agli ospiti, può capitare. 81-49. Intanto, dicevo, caro Massimo, perché c'è anche una differenza da fare, perché esiste la zona 3-2, che se questa zona dove abbiamo tre guardie e due pivot, ma esiste anche la zona 2-3, ovvero due guardie e tre ale pivot. Intanto ha fatto fallo punto Scarpino di Cilento e canestro di Frascati. Canestro buono. O era di Scarpino? Perché ho visto il 22. No, no, 27. Il 27 sta tirando. Quindi, sì. Quindi 13 punti per Frascati.
vediamo se fa il 14esimo personale. No, più 30 di rende. Che adesso Malkic è imposto dall'angolo fuori per Frascati da 3 punti, che tira e sbaglia. Praticamente è stata una gara che ha avuto un agonismo particolare in un parziale e mezzo, poi sembra veramente un allenamento. Sì. Forse anche mentalmente, effettivamente, più di tanto non si può chiedere. Soprattutto, secondo me, non si può chiedere ad una squadra che alla fine, torno a ripetere, principalmente è composta da ragazzi, perché poi il problema certo. È quello. Perché fosse una squadra, diciamo così, amalgamata, sì. Allora forse il punteggio sarebbe stato, secondo me, molto più elevato. Chiaro. Però comunque Catanzaro, ripetiamo, ha cercato di fare il suo. Sì. Poi in mezzo sono queste, ha portato un giocatore comunque a fare 19 punti, Malkic. Qui è commesso in azione, ne fa altri due. Quindi avanza almeno il suo score personale a 9, 53 invece i punti per gli ospiti. Intanto vediamo ancora Rende che tenta di venire avanti. Djunic subisce fallo. Subisce fallo, sì. Da parte di Scala. E anche per Djunic deve cercare di arrivare ai 30, quantomeno. Ora è a 27, vediamo se riuscirà a fare una cifra più tonda. Dobbiamo vedere se Cocceriano. Poi quando entri sui 30 la pensi in un altro modo. Tu ancora sei nei 20, quindi va bene così. Vediamo in questo caso un affondo di Guzzo. Guzzo recupera la palla, però la Djunic che schiaccia. Addirittura io, ci regala. Io ho temuto, io ho temuto per il vetro in questo caso. Ho visto, ha ballato pericolosamente. Intanto Malkic. Malkic, se lo fa Malkic il vetro si rompe. Sì. Sicuramente. Secondo me anche perché ha due spalle. Non ha due piloni come spalle. Esatto. Non vi offendete se siete all'ascolto, no. Ma ha due spalle da muratore, vorrei dire. Perché comunque ha due spalle molto possenti. Guarda, me. Io sono figlio di muratore e mio padre sicuramente non le aveva così. Quindi. Intanto Guzzo tira. Hai fatto e l'esempio adatto. Ne fa da tre. Da due. Era da due. 85-53. E poi li fanno in queste zone un po' ombrose. Dove se non la becca all'inizio è anche difficile andare a interpretare. Esatto. Intanto vediamo ancora Rende che viene avanti. Guzzo ancora, la dà per Cilento. Cilento ancora da tre. Sbaglia, ma rimbalzo di Djunic che però non tira, non guarda il canestro. Dice facciamo tirare i ragazzi. Allora arriva Coluccio che tira e sbaglia. Djunic tocca la palla e poi non riesce a controllare. Adesso sì, caro Massimo, ti posso dire, saranno secondo me 5 minuti, come dicono in America, di garbage time. Ossia di tempo spazzatura. Cioè? Ovvero 5 minuti in cui praticamente chi ha la palla può tirare o ha licenza di tirare praticamente. Ma sì, si fa per il punteggio. Si fa per il punteggio, si fa per le statistiche, si diceva una volta. Intanto commisso, tira da 3 e realizza. E questo vale anche per lo spettacolo più che per le statistiche. Commisso in risalita, diciamo. Intanto Guzzo. La dà Coluccio che 87-56 il parziale, quindi Rende è rimasto sui 30 punti di vantaggio. Può toccare i 100, chissà, il tempo c'è relativamente. Qua in questo caso Ferro. Palla fuori per chi è? Per Catanzaro. Per Catanzaro. Infatti. Segnale dell'arbitro anche abbastanza. Allora, qua ti voglio pronto, Massimo. Triplo cambio da una parte, doppio cambio dall'altra. Che bello, qua si fa per ricevere applausi. E anche meritati. E infatti, caro Massimo, ti devo dire questa brutta cosa. No, perché di 11 ne ha fatti 31. 31, no, non ha superato i 30. C'è stato il cambio. E sono entrati Federico e Owen. Sì, Owen deve. Ecco, in questo caso altri. 3 punti. Bomba Mavrić. Mavrić, giusto. Mavrić. Coluccio? Sbaglia. Rimbalzo. Ancora lui. Di Mavrić, bravissimo. Mavrić. Malkic andando dietro la schiena, bellissimo il movimento che ha disorientato Mazzuca. Scava. La dà fuori. Per il tiro da 3 punti che è un grossissimo. E allora Mazzuca
e subisce fallo. Ha preso fallo... uno schiaffetto da Scala. No, esatto. Quasi. Intanto cambio. Sì, entra Conte, esce Coluccio. Nel rende non sono andate a punti, tenuta Conte e Reda, quindi cercheranno in questi tre minuti. C'è Conte in gamba, non so se ci siano gli altri due. Mazzuca. Federico, ancora zona Catanzaro. Mazzuca per Ragusa. Anche lui tira da tre e realizza. Sì, ecco Ragusa, mancava Ragusa all'appello, ecco, quindi primi tre punti anche per lui. Per il numero 12. Fa 90-20. E quindi Rende si può ritenere assolutamente soddisfatti, intanto ne fa altri due Malkic, va a 21. Va a 21 Malkic. Quindi che ragazzi. Sicuramente gara positiva per il numero 9 giallorosso. Ragusa? Ci aveva preso gusto. Owen che difende, poi Mazzucco, ancora Owen, guarda il posizionamento dei compagni, la va in mezzo, la via di mezzo, diciamo. Per i due compagni ancora Malkic che prende due punti, prende una carica, prende anche un tiro libero. Allora, farò un paragone azzardato, ma per movenza fisica e per la preponderanza nell'andare in avanti ricorda tantissimo quei giocatori americani che vengono chiamati all runner, cioè giocatori che praticamente prendono la palla da una parte e vanno dritti e vanno verso il canestro per andare a realizzare. Balla. Veramente possente Malkic. Vabbè, lo possiamo fare perché è giovanissimo il paragone. No, tu devi dire questo. Anche. Tu pensa un ragazzino del 2002-2003 normale, come tutti noi, che si trova avanti un ragazzo di questa struttura fisica. Cioè, impressionante, questo nei campionati giovanili. Veramente distruggono qualsiasi cosa. Diciamo che secondo me c'è da dire un'altra curiosità, perché poi questa magari forse è un po' sciocca, però la voglio dire. Vediamo il canestro, no, il tipo dei calzettoni, la classica calzetta di spugna, perché questa e non un'altra? Le calze. La calza di calza in generale, ti posso la dire. La calza bianca, quella che se te la metti in giro vieni presa a pernacchie. Ti dirò anche una cosa in più. Devi sapere che fino a qualche tempo fa, addirittura, intanto bomba di Mavrić, devi sapere che fino a qualche tempo fa, addirittura, ognuno poteva portarsi le calze che voleva. Ah. Ok? Poi che cosa è successo? Nella pallavolo è così. Esatto. È successo però che la federazione ha imposto a tutte le squadre, dalla Serie A alla Serie Z, diremmo, che tutti i giocatori di quella squadra devono indossare lo stesso tipo di calzino, lo stesso colore di calzino. Quindi non è necessariamente bianco. No, può essere anche tutti neri, tutti grigi, tutti rossi. E sono delle comunissime calze che possono comprare in qualsiasi negozio. Esatto, sono... Allora, bomba di Owen parte, che va a 20. Diciamo che la maggior parte utilizza le calze col ciuffo, dico io, cioè quella della Nike. Poco di moda quella dell'Adidas, vorrei dire, giusto per fare così parità di mercato. Sì, lo sto vedendo anche in gamba, che molti sono griffati così. Intanto 25 Malkic. Questo secondo me, se andate in B, compratelo subito. Vuoi rende perché vi conviene. Già ha fatto 25 punti, quindi vi sta presentando bene. Sì. 2002, quindi mi può durare 10-15 campionati tranquillamente. Anche perché tra 15 anni ce ne avrà 32, quindi a maggior ragione ancora ne può fare tra 15 anni di campionati. Ma intanto vediamo. Lo alleverai tu tra 15 anni, realizza. Probabilmente. 1-11, quindi vediamo se Rende arriverà proprio a fare i 100 o si fermerà a qualcosina in meno. Non lo sappiamo, però Massimo ti posso dire che vabbè, il tempo ci sarebbe. Sì. Con un minuto sì, se riescono un attimo ad accelerare sì. Intanto ecco appunto. E guarda, fa 28. E fa 28. 95-71, ha ridotto il gap Catanzaro
è sotto di 24 punti, quindi alla fine una media di 6 a parziale. Esatto, ma diciamo che secondo me che è riuscita anche a contenere Owen, Owen 2. Ne fa 2, quindi 97, 22 per Owen. Diciamo che secondo me Malkic potrebbe insidiare Dunic tra i cannonieri di giornata. Due intanto anche per chi è, perché 23 sarebbe Scarpino, quindi 8 punti. Avevamo visto il 2, non vedevamo il numero vicino al 2. Ora se qualcuno tira da 3 fa 100. Non so cosa stanno aspettando. Ecco, aspettavo di perdere palla. Vediamo l'ultima azione per Scala che tiraccio, finisce qua, quindi 97-73. Vince senza fanni Rente, che ha dominato un po' in tutti i parziali, una gara sicuramente agevole per la squadra biancorossa, che mantiene così inalterati i suoi sogni di gloria contro un avversario che, seppur arrivato con una squadra molto giovane, è riuscito a fare i suoi 73 punti e sicuramente ha dimostrato di essere in partita e di comunque giocare, grazie anche a un buon Malkic, classe 2002, di cui probabilmente sentiremo parlare anche nei prossimi anni in altre categorie. Dunque, ricordando gli appuntamenti sia con Sportcom, perché almeno dal palazzetto del Palaferraro torneremo sabato con il calcio a 5, se non andiamo errati ci sarà la partita casalinga della Pirossigeno Cosenza, quindi parliamo di C1, e sarà una gara anche molto sentita, perché appunto la squadra cosentina ha ridotto il gap con Bovarino, quindi è una sfida quasi per il vertice. Per quanto riguarda la programmazione di Italia 1, ci saranno le nostre gare, gli highlights di queste gare le potete vedere sia su YouTube sia sul programma A Tutto Sport. È grande esclusiva, annunciamo l'ospite per domani, sarà proprio il nostro Mario Carbone, con il quale sicuramente cercheremo di scoprire anche qualcosina del basket che in questa telecronaca non abbiamo raccontato, quindi parleremo di basket e parleremo non solo anche delle gare di volley che abbiamo ripreso in questo weekend e anche del turno calcistico. Domani ricordiamo Crotone Cosenza, il derby lunedì allo stadio Ezio Scida. Grazie Mario, come sempre, per la tua validissima collaborazione. Grazie a te. Ringrazio anche Pino Savaglia e Rosario Savaglia, regia, coordinamento tecnico e quant'altro. Noi torniamo a casa dopo questo lungo pomeriggio sportivo. A presto. A presto.